Sas vede nero e io capisco cos'è. Non ci vuole molto conoscendo il principe Malcolinghe. Allora, contrariamente alle mie solite recensioni, in cui io lascio un pochino sedimentare quello che ho letto, questa volta devo dire che faccio una recensione di getto. Perché è stato un romanzo, questo qui, che mi ha veramente straziato nelle ultime pagine, una storia che non mi aspettavo. Le ultime pagine mi hanno veramente fatto rivalutare alla grande questo romanzo, ma parliamone dopo la sigla. Dada Kunda, cosa significa questa frase? Ve lo dirò a fine video. Intanto vi dico che questo è il settimo romanzo della serie di Sas. Sapete che sono 200 episodi scritti tutti da Gérard Depardieu ininterrottamente a partire dagli anni 60-70 fino ad arrivare appunto ai giorni nostri. Ogni romanzo, sappiate che ogni romanzo è ambientato in un luogo del mondo. Lui li ha scritti veramente in tutti i posti, tranne in un paese non ha mai trattato, la politica di un paese, quello della Francia, perché lui era francese. E quindi non si è andate a immischiare lì con le situazioni politiche. Questo romanzo, anche se la ragazza qui non è per niente africana, sembra più indiana, è ambientato in Burundi. Infatti c'è scritto Safari di sangue per Malcolinghe, personaggio di cui vi ho già parlato altre volte, quindi io non sto qua a ripetermi. Sapete che lavora, è un agente fuori quadro della CIA. È un principe, Sua Altezza Serenissima, cosa significa Sas. Ha un castello in Austria, a Liesen, e quindi accetta di solito queste missioni per conto della CIA, per finanziarsi e restaurare il castello, dove poi si vuole ritirare in pace e godersi appunto la vita. E questo romanzo, allora vi dico una cosa: ogni volta che prendete un romanzo di Sas, sono 200, quindi potete scegliere uno che vi piace, ecco. Sono tutti di ottima fattura, almeno tutti quelli che ho letto io non ho mai trovato nulla da ridire. Sceglietene uno che vi piace di più, magari uno ambientato ai Caraibi, uno ambientato in Africa, uno ambientato nei Balcani, insomma scegliete un pochino la località. Le missioni sono sempre tutte molto interessanti. In questo caso ci troviamo quindi, come ho detto, in Burundi. E fate come me, vi do un consiglio. Gérard Depardieu è molto preciso nel dare le indicazioni. La città, per esempio, qua in Burundi ci troviamo a Bujumbura, il lago Tanganyika. Fate delle ricerche su Google Maps, per esempio, dove è il Burundi? Qui c'è scritto che si trova nel cuore dell'Africa, come potete vedere qua in queste immagini, leggermente appunto centro però meridionale. E vedete anche il lago Tanganyika, vedete anche i luoghi, perché Gérard Depardieu è anche bravissimo nel descrivere i luoghi, gli odori, i rumori che ci sono. Ecco, descrive anche la popolazione. Trovate veramente dei dettagli che, se voi vi aiutate anche con le immagini che potete trovare su Google Maps, vivrete veramente un'esperienza, e soprattutto il romanzo poi vi resterà impresso nella mente, non me lo scorderete più. Ma parliamo appunto di cosa succede in questa missione. Allora, innanzitutto, come quasi tutte le missioni di Malco, sono quasi sempre delle missioni suicide. Ecco, questa volta devo andare quindi a recuperare due, pensate un po', due cosmonauti che sono caduti, sono atterrati appunto nel lago Tanganyika, nel Burundi. Sono due cosmonauti che hanno scattato delle foto. E hanno sorvolato, diciamo, la Cina, quindi delle installazioni cinesi. Quindi diciamo che la cosa, essendo anche il Burundi non molto, diciamo così, alleata, diciamo, con gli Stati Uniti, queste informazioni, questi uomini fatti prigionieri, potrebbe far scoppiare veramente uno scandalo di quelli là planetari. E quindi una missione, Malco viene mandato lì. Burundi, tra l'altro, è uno stato in cui è difficile entrare, ma è anche molto più difficile uscire, quindi una vera e propria missione suicida. Viene mandato lì come trafficante di diamanti, e quindi si troverà a scontrarsi con, appunto, con un personaggio che si chiama Aristotele. Scusate, vi dico anche il nome giusto. Si chiama Aristotele Polidis, trafficante di diamanti, ma non solo, c'è anche un capo della polizia,
di Bujumbura, che si chiama Basunnikoro, che sono, appunto, rappresentano i due cattivoni con cui poi si scontrerà Malcolm. Ad accompagnarlo, poi lì ha sempre un uomo di riferimento nelle sue missioni, c'è Michel Courdec, un belga che vive in Africa da tanto tempo, sfruttato dagli africani, fatto al contrario, no? Quindi discriminato perché è bianco. E mi ha ricordato tantissimo, affiancherà Marco in questa missione, mi ha ricordato tantissimo il ragioniere che si porta dappresso, Alberto Sordi, nel film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Ecco, mi pare che il titolo era lunghissimo, mi pare che era questo qui. E descritto in modo veramente, mi ha ricordato tantissimo il ragioniere con gli occhiali, insomma un po' grassottello, paffuto, e se lo porta dappresso Marco, perché ha bisogno, appunto, nonostante parli tantissime lingue, ma lo Swahili magari non lo parla. E quindi, insomma, si troverà in tutta una serie, non sto qua a raccontare il romanzo, naturalmente, si troverà in una serie di situazioni veramente assurde, dal quale poi sarà difficile uscirne vivo. La parte più bella, veramente, che mi ha veramente anche fatto commuovere, è la comparsa di una ragazza. Ci sarà anche un'altra donna, prima una belga, però questa Anne Whipcord, che è una proprietaria terriera, ve lo dico perché è facile nei romanzi di Sasse, perché c'è sempre i personaggi principali, quindi se voi avete difficoltà come me a ricordarvi i nomi, ricordate un pochino di più come sono descritti i personaggi, ma i nomi spesso mi sfuggono, qui potete sempre avere un aiuto nella parte iniziale del romanzo, quindi ci sono riassuntate anche il loro ruolo che hanno, quindi anche qua Anne Whipcord, proprietaria terriera. Insomma, questo è un personaggio femminile che me lo ricorderò per sempre, per come è descritta bene, per tutto ciò che poi vive insieme a Malco. E quindi, ragazzi, il Burundi è un ambiente ostile, ci sarà da addentrarsi, appunto, nella giungla, alla ricerca, appunto, di questi due cosmonauti, conosceremo le popolazioni che ci sono lì. Insomma, un'impresa veramente disperata, morso alle zanzare. Ecco, io ora vi voglio leggere anche una pagina per farvi rendere conto anche di com'è il romanzo. Allora, prestatemi un attimo attenzione, veramente una mezza paginetta. Uno sparo lo interruppe e una pallottola sibilò tra le foglie del mogano. I due uomini si appiattirono istintivamente. «Maledetti scimmioni!» esclamò Courdec. Resistendo al dolore al ginocchio, Malco si alzò. Seguito da Courdec, entrò zoppicando nella foresta, perpendicolarmente alla strada. Se restavano lì, si sarebbero fatti massacrare. Camminarono in silenzio per un paio d'ore, sempre col sole di fronte. Di tanto in tanto gli alberi lasciavano il posto ad arbusti spinosi, taglienti come rasoi. Courdec camminava come un automa, con lo sguardo fisso. Cadde parecchie volte e Malco dovette rialzarlo. Pareva che il colpo in testa lo avesse completamente frastornato. Mormorava parole senza senso, in francese e in swahili, guardando Malco in modo strano. Adesso il sole era alto nel cielo e il caldo era diventato insopportabile. Arrivarono a una piccola radura dove sorgeva un grosso banano. «Infiliamoci sotto le radici», disse Malco. «Saremo meno visibili e avremo meno caldo». Courdec obbedì senza rispondere e si lasciò cadere supino. Malco si sistemò in modo da poter vedere nella direzione da cui erano arrivati. Non si era mai sentito così sfinito in vita sua, moralmente e fisicamente. Il ronzio degli insetti tropicali lo infastidiva come l'urlo di un reattore d'aereo. Macchie nere gli danzavano davanti agli occhi. Sporco paese, sporco mestiere, sporca missione. E adesso la frase che vi ho detto all'inizio. Dada Kunda, sapete che cosa significa in Kirundi? Vuol dire ti amo. E adesso vi lascio alla scheda tecnica di valutazione del libro e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao!